brevissimi, siamo molto emozionati di dare il via a questo festival. Ci abbiamo creduto, è stata una sfida importante, direi anomala per un museo, però a noi ci piace sperimentare e creare, e voglio solo ringraziare questa splendida squadra, a partire dal direttore artistico del festival, Andrea Lorenzi, qui accanto a me, da un'idea prodigiosa del professore Lodovico Solima, che ha avuto questa geniale intuizione, insieme all'amica degli quadri che dovrebbe essere da, eccola là, da queste parti, e ovviamente all'artista Davide Vecchiato. Però voglio ringraziare i bambini e questo splendido staff, Top Culture, che ci ha aiutato tantissimo. Il progetto Pop Stairs è legato alle scale delle nostre città, che spesso vengono un po' tenute in disparte, non molto considerate, quindi l'idea di farle diventare, con la consapevolezza, cioè conoscendo un po' bene quella scalinata dove si va a intervenire chiaramente, di farle diventare protagoniste, opere d'arte, schiacciandole in qualche modo, perché tu quando ti allontani e vedi l'opera, la scala scompare, a un certo punto vedi solo l'opera come se fosse un muro. L'idea è questa, insomma, in qualche modo è silenziose, calpestabili creature urbane, farle diventare il soggetto principale della città. Poi è nata da una sfida. Lui aveva sempre avuto in mente, dal primo momento che ha preso la direzione del museo, vedendo gli spazi, vedendo le potenzialità di questo posto, dice: qui dobbiamo portare qualcosa di diverso, fare un percorso diverso, naturalmente non snaturando quello che è il museo. Ripartire dal contesto in cui viviamo, ripulendolo dal degrado, ci sembrava un'ottima iniziativa di supporto a questa iniziativa che è molto più grande e che è veramente impermeante per la città di Napoli e che durerà per tutta la settimana. Sono le scalinate. Con David Vecchiato abbiamo immaginato di utilizzarle come se fossero dei muri su cui dipingere delle opere che però non cadessero nel vuoto, ma fossero strettamente connesse con il territorio in cui vengono realizzate. Quando crediamo in qualcosa, dobbiamo puntare, perché credetemi, se noi puntiamo sulla sfida, tutto può succedere. Io ho puntato la mia vita, ho basato la mia vita proprio sulla sfida, e ho capito che la sfida sprigiona delle forze proprio invisibili in noi, che ci fanno compiere delle imprese straordinarie. Quindi questo è per dirvi che se uno come me, che pensava, io vengo da un'infanzia disastrata, però questo mi ha permesso di creare quelle motivazioni, ecco, quella sfida. Io avevo deciso di dover far risorgere la morte di mio fratello Lodovico Antonio, e ci sono riuscito, perché tutto ciò che ho fatto nella mia carriera era in funzione di questa dedica che io avevo fatto mio fratello, e anche in questo ci sono riuscito. Quindi vedete quanto è importante se puntate sulla sfida. Il fatto di aver fatto scrivere questo libro a mio nipote, credetemi, erano stati tantissimi giornalisti che mi avevano chiesto di scrivere la mia storia, ma a me non interessava, mi interessava trasmettere qualcosa, cioè un'esperienza, la possibilità di poter far realizzare attraverso questo libro anche i propri sogni. Well, we have myself, my brother Steve, and my piano player Kulwicek with us tonight. I think it's the type of music we're playing, which has a great depth in meaning, the songs. There's a lot of deep meaning to the songs that are performed tonight, some from the Genesis world and some from my own world. And I think in a location like this, it will be magical. I mean, I just had a look at the stage and the room, and it's just overwhelming. If you love music and obviously this museum it speaks for itself. The place is incredible. I think tonight will be the kind of show where you can close your eyes and forget about your troubles for an hour or so. You know, I really think it will be magical. I really do. Esso stesso un'opera d'arte, è un'opera d'arte e sta bene, essendo, come dire, una kermesse di arti il festival, all'interno di un museo e in questo contesto.
e poi le tecniche di realizzazione, dalla maniera di dipingere le tavole sia del museo sia di Napoli, vi faranno vedere come proprio ci sia un gusto, una eleganza, una delicatezza nel rappresentare le scene che come dire, afferisce proprio al tema dell'arte. È il primo museo che si è dotato di un documento di programmazione pluriennale e all'interno di questo documento di programmazione, tra i vari obiettivi strategici che sono stati individuati, all'interno delle attività previste nell'obiettivo dell'audience development, cioè della possibilità che il museo riuscisse a sviluppare una capacità di attrazione nei confronti di nuovi pubblici, era menzionato in poche righe la possibilità che il museo avrebbe realizzato. È una storia di un padre e di un figlio, quindi parte con una narrazione intima, personale, che in realtà diventa la storia di un viaggio più ampio, anche metafisico, metaforico, un viaggio alla scoperta del passato e di alcuni temi che ricorrono, non importa che siano avvenuti 2000 anni fa o che avvengano oggi, le amicizie, l'amore, l'invidia, la morte, sono dei temi universali, per cui in realtà non c'è questa grande distinzione tra passato e presente, come spesso siamo portati a ritenere. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che la maggior parte delle canzoni di oggi sono basate sulla una comunicazione ritmica, ma a me piace anche che, come tutte le cose, magari sia meno stentata rispetto, cioè molto sbilanciata sul ritmo la musica popolare di oggi, il che è molto bello per tutti. Io per me ho sempre amato sentire canzoni che mi facessero muovere o comunque, però poi ci sono anche altre possibilità della canzone, ecco, io credo che noi autori soprattutto di questa generazione, cioè i quasi cinquantenni e poi i cinquantenni di oggi, siano stati, abbiano esercitato la loro attività, la loro passione di cantatori in un ventennio abbastanza complicato, per cui ho molti colleghi che stimo tantissimo, che sono comunque, hanno esercitato questa passione con grande resistenza, senso di sacrificio, quasi come una missione. Paolo è uno di questi. Sembra che ciò che funziona è semplicemente ciò che le persone riconoscono come qualcosa di affine. E questo, insomma, convieni anche tu, come cioè, c'è stato una specie di studio, no? Le canzoni pop italiane negli ultimi 10 anni hanno come contenutistica una prosa da quarta elementare. Tre aumenta. Domani e nei prossimi giorni tanti altri incontri, ma siccome è stato qui il nostro ospite, ricordiamolo, domani alle 6 alla Sala Teatro, Paolo Benvenu presenterà il suo nuovo, che è di nuovo qui, guarda, che parla della Svizzera tedesca oggi, ma domani lo interroghiamo in geopolitica. Esatto, domani presenterà il suo ultimo album che è H3+, un vero e proprio viaggio dell'anima in cui è dedicato alla perdita, all'abbandono e alla rinascita, quindi nuove emozioni e nuovi incontri. Domani vi aspettiamo qui al MAN. Noi ci salutiamo, è stato un vero piacere questa prima giornata, ci diamo appuntamento a domani mattina, mi raccomando condividete le cose su Facebook, su Twitter, guardatevi i video che Giuliana farà uscire in questi giorni, non fate i fetentoni e soprattutto seguiteci. Ragazzi, seguiteci, se non potete venire qua seguiteci. Okay? Venite al MAN o seguiteci su www.radiosiani.com. Perfetto, è stata brava? Okay. Bravissima, buona la prima, a domani. A domani, ciao.